Signori, 2 anni dopo torno all'autodromo di Misano per vedere una gara dal vivo. 2 anni fa ci sono stato per il DTM, questa volta però parliamo del campionato mondiale Superbike. Sarà dunque un racing podcast mischiato alle immagini in diretta che ho preso dall'autodromo di Misano, dal quale sono appena tornato per quanto riguarda il sabato. Avrete dunque le impressioni a caldo dopo la prima e la seconda giornata, in mezzo alle varie immagini appunto delle gare che ho visto. Sono arrivato oggi a Misano, sabato 12 giugno, per l'ora di pranzo c'era la gara della Supersport 300 che non ho visto perché ero bellamente a mangiarmi una piadina in Riviera, perché appunto tra l'arrivo da Parma, che abbiamo trovato un sacco di traffico da Bologna e tutto, insomma, ci abbiamo messo 3 ore partendo alle 8 di mattina. Fatto sta che appunto quello che andava visto sicuramente era il programma del pomeriggio con gara della Superbike e gara della Supersport 600. È un racing podcast molto a caldo, è un fiume di parole più che un'analisi, atmosfera comunque molto bella, devo essere onesto. All'autodromo di Misano, nonostante appunto la situazione che stiamo tutti vivendo per via appunto delle restrizioni Covid, potevamo entrare all'autodromo soltanto le persone che avevano o fatto un vaccino o un tampone nelle ultime 24 ore, andava esibito comunque documento, certificato vaccinale e tutto. Ogni ingresso era scaglionato su binari, andavi direttamente al tuo posto, alla tua tribuna e ti godevi le gare da lì senza fare altro. Dunque, appunto, anche per questo le immagini che vedrete sono relative esclusivamente ad alcuni momenti della gara, in particolare partenza, arrivo e anche celebrazioni sul podio, che quelle invece appunto erano abbastanza libere e ovviamente non possono mancare mai, soprattutto se uno guarda una gara dal vivo. Nel merito, la gara della Superbike ha visto il trionfo di Michael Ruben Rinaldi, che finalmente vince sulla Ducati ufficiale. Parliamo ovviamente di Superbike. Un Rinaldi che è partito alla grande dalla quarta posizione. È partito molto bene, è arrivato subito in prima posizione. Aveva lottato inizialmente con Jonny Rey, che poi fa un numero della Madonna, salvando veramente all'inverosimile una moto che l'aveva già messo per terra, e poteva essere uno zero pesantissimo per Jonny Rey, ma appunto un fenomeno si vede anche evidentemente nelle manovre di salvataggio che fa, ed evidentemente la manovra che ha fatto le ha garantito un terzo posto di fondamentale importanza. È vero che al termine di gara 1 Redding in realtà perde punti perché Toprak Razgatioglu finisce secondo. Il problema appunto che Rey ha comunque un vantaggio considerevole. È comunque molto bello celebrare la vittoria di Rinaldi, che appunto doveva sfruttare questa, diciamo, 2 giorni di Misano per riscattarsi. Si è riscattato alla grande, ha dominato letteralmente quella che è la gara 1 di Misano. Vedremo domani cosa farà in gara 2. Rey era comunque in lotta con il pilota romagnolo, poi ovviamente l'errore verbale legato indietro. È mancato Scott Redding, che partiva comunque in prima fila in terza posizione e finisce quarto. Non ha dato mai però l'impressione di lottare il buon Scott, e sono punti questi pesanti persi invece per l'inglese in ottica campionato del mondo. È un podio comunque molto nobile, perché appunto ci sono le Ducati, la Ducati meglio, sul primo gradino, e da tifoso ducatista io sono oltremodo contento. E ci sono anche 2 dei Big 3 sul podio, quindi Toprak e Jonny Rey, veramente un podio di altissimo livello. Ed è bellissimo vedere un italiano che vince in Italia la gara di casa, soprattutto perché si parla di Rinaldi, un pilota che comunque è stato promosso quest'anno alla Ducati ufficiale in senno a Chas Davis, che purtroppo si è ritirato. E comunque grande gioia per lui, e le immagini del podio li vedrete assolutamente al termine di questa parte parlata, che appunto caratterizzerà questo video in diretta, diciamo, da Misano Adriatico. È effettivamente una gara dello Superbike bella, meno combattuta però di quella che è stata la Supersport 600. Una Supersport 600 che ha visto una lotta prima a 4 piloti, poi il gruppo si è scremato, alla fine la vince Dominic Gerter in solitaria, contando gli arrivi in impennata che ho preso, e lo vedrete al termine della parte parlata. Grande podio per Luca Bernardi, che partiva quinto ed è arrivato secondo con il secondo podio consecutivo. C'è gloria dunque per l'astro nascente del motorsport italiano, anche se Bernardi, ricordo, è sammarinese, però evidentemente è un pilota che farà strada, secondo me, non solo in Supersport. Presto vedremo, secondo me, il pilota di San Marino in Superbike. Terza posizione per Steven Odendahl, che evidentemente ha giocato un po' di conserva, e ancora a memoria il leader del campionato, perché Gerter comunque, nonostante la vittoria,
vittoria non accorcia su Odendaal, ma anche qui è stata una gara assolutamente molto divertente da vedere, con appunto la rimonta di Bernardi dalla quinta alla seconda posizione, con Egerter che appunto vince in solitaria, e per il campionato è una bella lotta. Per quanto riguarda le sorprese di questa gara 1 in entrambe le categorie, sicuramente sorpresa Axel Bassani per quanto riguarda la Superbike, il migliore degli indipendenti per quanto riguarda il pilota veneto, team Ducati Motocorsa per lui. È mancato Chad Davis, purtroppo nella gara 1 è caduto e si è dovuto ritirare. Sorpresa molto positiva invece per quanto riguarda le tante wildcard italiane Super Sport 600, piloti che appunto hanno fatto di fatto una comparsata in questa gara, hanno comunque trovato risultati positivi. Vedi per esempio Filippo Fuligni che finisce tranquillamente in top 10, e altri risultati di tanti piloti italiani che hanno occupato la zona punti, cioè comunque sulla Super Sport 600 il motorsport italiano c'è, e vede l'apice ovviamente dalla prestazione di Luca Bernardi. In generale è stato veramente contento di vedere delle gare interessanti al sabato. Domani si replica con il programma che vi elenco alle 11, gara sprint della Superbike, a mezzogiorno e 20 gara della Super Sport 600 gara 2 ovviamente, alle 2 gara 2 di Superbike, e si chiude con la Super Sport 300 che purtroppo stamattina non ho visto, rimedierò ovviamente domani pomeriggio. Vi lascio alle clip dunque della Superbike e di Super Sport dalla mia visuale, una visuale comunque interessante perché ero in tribuna centrale, dunque si riuscivano a vedere grandi parti delle azioni, soprattutto la partenza e le prime schermaglie dei primi giri, e magari anche qualche sorpassa in staccata sono riuscito a beccarlo, li vedrete subito, e mi auguro che appunto domani si replichi con tanto tanto spettacolo su tre categorie. Dunque appuntamento tra poco per voi che vedrete il video, per me domani pomeriggio dopo la grande serie di gare tra Super Sport, Superbike e Super Sport 300.
Sudafrica con la chiamata del team Lambros, Steven Avendalla, a quale tributiamo un grande applauso. Argento di gara per il campione italiano di Supersport da San Marino con i colori di CM Racing, chiama Luca Bernardi, che scala il podio. E ora è il momento di accogliere il vincitore dalla Svizzera con i colori del team Tecate Yamaha Racing, Dominica Egerberg. Passo il medico Dominica Egerberg. E a questo punto siamo pronti per ascoltare l'inno nazionale elvetico. Numero 54, secondo via, Topra Bratkarkevo!
momenti, leader del mondiale, arriva dall'Irlanda del Nord, terra di corse, terra di vento ghiacciato, di scogliere, di grande passione. La sua città è la stessa che la prima taglia al Red Tourist Trophy, John Dunlop, e lui è pronto a dare battaglia con il numero 1, Jordan Reilly. Oggi anche qua all'autodromo è appena finita la gara della Super Sport 300, c'è un casino della Madonna, adesso mi riavviene albergo. Comunque, gara della 300 che ha vinto Anna Carrasco, per la gioia del pubblico, l'avete visto sicuramente nelle clip precedenti, quindi mentre mi dirigo verso l'uscita dell'autodromo il post gara ve lo faccio itinerante, mentre
sto cercando di andare in zona tribuna, mentre qui siamo proprio sulla siepe di fianco al rettilineo. Una gara della domenica comunque interessante, una giornata della domenica comunque molto molto interessante. Trionfo della Ducati ancora una volta in Super Pole Race. Uno straordinario Rinaldi che sulla pista di casa si è ritrovato, vince ancora una volta dopo la gara strepitosa di ieri. I big three di questa gara erano veramente Rey, Razgatioglu e appunto Michael Rinaldi, che hanno fatto sempre e comunque podio. Il podio della Sprint Race era lo stesso della domenica ovviamente precedente, ovviamente della gara del sabato logicamente, ed è un podio che poi si è replicato anche in una gara 2, che però ha visto Toprak vincere su Michael e su Johnny. È la giornata in cui Toprak Razgatioglu evidentemente accorcia per il mondiale Superbike, perché Rey ha fatto 3 volte terzo, Toprak ha fatto 2 volte secondo e 1 volta primo, quindi è una giornata favorevole al turco. È però ancora una volta la dimostrazione di quanto Johnny Rey sia un campione, sia un fenomeno, perché appunto non aveva il passo per vincere, si è accontentato, ha fatto punti importanti per il campionato del mondo, ed evidentemente queste sono cose che fanno, direi, ancora una volta il pilota da battere, mentre c'è un solo della Madonna che mi acceca la telecamera. È mancato Scott Redding, purtroppo, per quanto riguarda la Superbike, 3 volte quarto il pilota inglese. Peccato, perché poteva essere sicuramente una gara assolutamente più di livello per quanto riguarda il pilota inglese. È uno Scott Redding che dovrà rifarsi dalla gara prossima di Superbike, che sarà a Donington, quindi appunto gara di casa 3-4 luglio per lui. È la giornata dei giovani, è la giornata anche poi delle sorprese per quanto riguarda la Superbike, perché appunto grande, strepitoso Axel Bassani, che ha fatto 3 gare in top 10, una più bella di quell'altra. Strepitoso Garrett Gerloff, che da ultimo in gara sprint rimonta fino all'8ª posizione e poi fa ancora punti nella gara 2. È la gara di Dominic Gerter in Supersport 600, come avete visto dalle clip. Ha vinto 2 gare di fila, ha vinto e sta vincendo il mondiale Supersport 600, come avete visto sia dal clip di sabato sia dalla vittoria di domenica. È la gara soprattutto della Supersport 600 di Luca Bernardi, un signor pilota giovanissimo, 19 anni per il sanmarinese, al terzo podio di fila, al terzo secondo posto consecutivo. Bernardi, io ve lo dico, arriverà in Superbike secondo me alla velocità della luce, è veramente un pilota di grandissimo grandissimo livello e spero possa fare assolutamente tanta tanta strada. È poi il tempo evidentemente di salutarci. Spero che questo Racing Podcast Live con le mie parti parlate e le clip vi siano piaciute. Spero ovviamente di tornare a Misano anche il prossimo anno per rivedere la Superbike, che mi è piaciuta sempre di più, a maggior ragione qui dal vivo. Fatemi sapere cosa ne pensate delle clip, delle gare, se le avete viste e se potrebbe essere probabilmente la giornata buona del mondiale per il duello Toprak Johnny Rey, e se la Ducati potrà risollevarsi finalmente con 2 piloti oppure no. Quindi a maggior ragione io vi saluto, spero che le clip e in generale il vlog live vi sia piaciuto. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo presto a un prossimo video.